Andiamo in casa Borgo Grecanico, con noi c'è il mister Cormaci. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera, buonasera a voi. Dunque mister, oggi questa trasferta a Rombiolo, una trasferta che poteva avere tante insidie, in parte ci sono state, sotto i 2-0 però c'è stata l'ottima reazione da parte della sua squadra. Sì, diciamo negli ultimi 5 minuti abbiamo preso pure un palo, salvataggi sul rene e tutto, la reazione c'è stata, anche se devo dire, hanno dato onore al vero, che forse abbiamo fatto la migliore partita fuori casa, però ci siamo trovati fuori sotto di 2 gol. Per errori nostri, quindi era importante non perdere, alla fine va bene così. Questa ecco, era importante non perdere, un'ottima partita, ma magari questi 2 gol figli di questi errori possono essere legati all'essersi fatti condizionare dalla differenza di classifica tra la sua squadra e la Rombiolese, che tra le altre cose ha 3 punti, ancora non ha mai vinto. Diciamo che sicuramente loro, per loro è la partita dell'anno, ovviamente, perché avendo i nostri problemi in trasferta, loro probabilmente hanno dato l'anima per poter fare la prima vittoria. Sicuramente però poi noi siamo stati in partita dal primo secondo all'ultimo, su nostri errori, ripeto, abbiamo preso gol, potevamo prendere anche il 3-0 a un certo punto, è stato previsto il nostro fuori quota Violi in un intervento, loro hanno preso anche una traversa, però poi onestamente credo che almeno il pareggio sia giusto. La vittoria manca dal 30 di ottobre, è un campanello d'allarme oppure in qualche modo si aspettava qualche difficoltà? No, diciamo che a un certo punto ci siamo ritrovati con 4-5 over fuori importanti, oggi è rientrato Marino che ha al 10%, ma ha fatto gol, quindi probabilmente ci va bene anche Marino al 10%, voglio dire. Mister, l'ultima domanda che le faccio è la letterina Babbo Natale, so già quello che potrebbe chiedere, però. Hai indovinato, complimenti. Buon Natale a tutti. Lo stadio. Esatto. No, perché magari c'è qualcuno che si è collegato adesso e dice cosa stanno dicendo questi due. No, lo stadio, sicuramente lo stadio. Va bene, mister, intanto a parte tutto, grazie, speriamo in un 2022 migliore per tutti, grazie, e che Merito possa avere una struttura, no una struttura perché la struttura c'è, una struttura a disposizione per fare calcio.